Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Dobbiamo ritentare, tentare, 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 perché prima o poi mi dicono che ci si può riuscire. Trovando la run perfetta, che non è questa, perché parte già male, anche questa parte male. Ci inizieremo in piano XL. Sai, le prime due stanze gratis, subito il patto. Male male non è. Subito il boss così. Ma certo senza aver visto neanche gli oggetti, però fa un po' schifo la cosa. Meritavo di prendere danno, sono oggettivo. Non so come lo schivate quelle due. Anche questa non so come l'ho schivata. Ho fatto un movimento automatico e francamente l'ho schivata, ma non avrei dovuto, credo. Guarda. Eliminiamo i fuochi perché tendo ad abbracciarli. Ho la possibilità di cambiarlo, facciamolo. Francamente, preferisco questo. Ecco, l'immunità dalle esplosioni. Male male sono. Tanto per lui Pyromania con questo, forse addirittura meglio questo. Quell'esplosione non ci avrebbe causato danni, come è successo, e avete visto. Anche no. Sì. Non volevo prendere il cuore, ma va bene. Lui sì, perché? Perché posso proteggermici dietro. Quindi anche per una eventuale... E oltretutto fa un danno a tutta la stanza quando viene colpito e reagisce. Ma inutile. Diciamo da solo cuori blu se non erro, quindi è proprio inutile. Ma The Widow, francamente, è uno dei boss più semplici. Se la smette di spawnare ragni le cazze e continua a saltare, se fa così è solo una rottura di scatole. Meglio The Widow che The Wretched, sicuramente. Però lo prenderemo, perché no? Sì, lo prenderemo, perché no? Sì, lo prenderemo, perché no? Ok, allora, questo lo prendo ma non cambia assolutamente niente. Cosa mi manca? Cosa mi manca? Qui in teoria c'è lo shop, quindi lì non è lo shop. Che cos'è quello? La stanza di Isaac? No, non mi ricordo.
libreria. Era lo shop, perfetto. Sì, volevo prendere quella in realtà, perché voglio andare ad aprire l'altra. L'ho fatto non volendo, però in realtà volevo. Perché una delle due deve essere una libreria, a meno che qua sia una libreria. Perfetto. E Book of Shadow è ancora meglio. Perché mi dà invincibilità. Decisamente meglio. Vero che bombe sono tanta roba, però sai com'è. Piuttosto evito di usarle. Perché sono enorme. Sono veramente così grosse. One make you small? No. Trovassi abbastanza monete volentieri. Oh, bravo Dry Baby. Questo è il mio Dry Baby. Dai Dry Baby. Oh no, che fastidio ste. Servono chiavi, me ne sono accorto, sì. Decisamente. Oh, Dry Baby. Eh? Che ne dici? Beh, questo a sto punto lo uso. Grazie degli oggetti. Esplodi. Ok, basta solo trovare l'item room. Vai, 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 vai. Abbiamo fatto a ucciderne uno. Ma anche un tier zap, così la butto lì. Okay. Questa stanza non ci può più uccidere. Che lui fino a qua non ci arriva, loro nemmeno. Grazie agli oggetti. Tu non mi fai danno. Voi in teoria siete abbastanza semplici da spawnare. Okay. La chiave. La chiave lo faccio per aprire lo shop quasi quasi. Lo shop ho già visto, no? Dovrebbe essere da ste parti. Bravo. Bravo, amico mio. E ho usato la chiave, e la sei un coglione. Qua ci dovrebbe essere la stanza segreta. Non so che fa. Non so cosa faccia questo trinket. Cioè, immagino che c'entri con le cacche. Ma veramente non so che fa. Sì, pestilence, sì, cacchio. Esplosioni non mi fanno danno, te lo dico. Queste sì, ma esplosioni no. E dammi il tuo cube of meat. Oh, ball of bandages, va benissimo. Ok, abbiamo visto tutto, sì. Servirebbe un node leaf. Con un node leaf sarei più tranquillo. Ma forse aumenta la possibilità che spawnino cacche nere. Potrebbe da essere.
quella cacchio è sempre vista dorata, non mai vista nera. Quindi ci sta che le cacche possano diventare. Non so se anche altri effetti. Beh. Mamma mia, che fortuna. Bravo, Ball of Bandages. I ragni mi hanno sempre creato problemi. Sono i miei nemici ingiurati, i ragni. E se la smettete, eh. Chi manca? Manca tutto l'altro pezzo del livello. E oltretutto non ci abbiamo chiavi. Bene. Cazzo. Bella sta roba. C'è Piazza. Che non si muovono. Se sono. Adesso li devo far avvicinare un po', però. Ok. Oh. No. Bravo. Il tuo, hai fatto il tuo. Non so mica se ce la faccio. Due boss. Questo è abbastanza fattibile. Non mi crea troppi casini, credo. Servirebbe un filo di danno in più, eh. Proprio un filo. L'altro dovrebbe essere Loki. Non mi ricordo benissimo com'è la cosa, ma credo di sì. No, Pip. Va bene, signor Pip. Ci sto. Perché è brutto, sai che succede, no? Parte della baby che parte a caso. Bravo, della baby che parte a caso. Zero danni contro Pip, che è successo? Un qualche miracolo. Ho bisogno di una chiave. Io lo dico ogni tanto, così magari prima o poi droppi, eh. No, una chiave. Chiave. Devi ancora partire, devi lasciare. Ma lì poteva essere, che cazzo faccio pure io? Qui può essere. Stava per via, eh? Visto, so. Chiave. Allora dammi le bombe, che ti devo dire? Se non vuoi dare bombe, dammi le bombe.
chiave, ti prego. Un'altra chiave. Tu me la puoi dare. Lo so. Io credo in te. Maledetto figlio di... Dovrebbe essere qua, stanza segreta. Ci ho creduto un attimo. No, andrò allo shop. Io ho fatto bene. Assolutamente sì. Sto sempre tentando di pensare a come, se mai spawnasse un ingresso da delirium, a come doverlo affrontare. Quindi sto facendo le scelte per come affrontarlo. Ah, questi due oggetti fanno entrambi schifo al cazzo. Però tra i due per il prosieguo potrebbe essere più utile questo. Perché le stanze segrete, francamente, è vero che ci si può trovare. Ci si può trovare gatto a 9 vite? Molto interessante. Non lo so, effettivamente. Quindi, onde evitare di dire cazzate, boss. Merda. È anche rottura di cazzo sto boss. Se vediamo le brutte sappiamo, no? Se muori mi fai un favore, però. Non è che te lo posso imporre. Ti prego, no. Un ti prego no, t'avevo detto. Ti odio, porca puttana, se ti odio. Hai dato pure oggetto inutile, vaffanculo. Sto casino, vabbè, però mi poteva colpire due volte. Curse of the Blind, oh, perfetto. Questa stanza un po' del cazzo. Chiavi. Andrebbe B, sai, no? Sparami. Sei fastidiosissim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 iss
Poco. Aspetta un attimo. Oh, così almeno vedo gli oggetti. Non è poco. È vero che posso trasformare tutti in cacca. Ci avevo pensato. Sì.
tendenzialmente questo è più facile. Tanta roba. Invece era più facile questo, per dire. Però lì Dry Baby mi ha salvato Okul, come farà spesso, perché diciamo che è proprio il suo modus operandi salvare il culo delle persone. Perché indietreggiando ti si para innanzi e quindi prende le lacrime al posto tuo. Preferirei di no. Lo faccio solo perché è un oggetto di Bob. Anche questi sono oggetti di Bob. Però io non ho altri oggetti di Bob. No. Ma assolutamente no. Assolutamente sì. Perché comunque fanno 12 di danno. E schifo schifo. Non mi interessa. Attualmente non mi interessano anche queste, però. Qui non sono io a decidere, quindi. Che alla fine si ricongiunge. Guarda, se tu mi dessi moneta. No. C'è niente di particolare. War. Quindi ci darai un altro pezzo di bollo of sti cazzi. Bravissimo, che mi hai parato il colpo. Ostat, ospite. E bravo io, bravissimo. Fenomeno assoluto. Se c'è una minima possibilità di fare Bandage Girl lì, come cazzo si chiama, ho perso. Perfetto. Esattamente quello che volevo. Bravo. Rischi a pensare di prendere tutte e due, ma non c'è proprio possibilità alcuna che questo accada. Oh, oddio, le stanze quelle belle. Vabbè, visto che me l'hai caccata, lo faccio. Tutto basta toccarli. Visto perché diventi trasparente. Basta queste stanze però, non riesco a salvare a cazzo. Sì, l'avrei dovuto far sparare effettivamente. Bravo. Mamma mia, Dry Baby, ti amo. Mi ricordo anche quando tu da solo hai battuto Megasada. E l'hai fatto. Ti ricordo che l'hai fatto. Ecco, allora. Pensiamoci un attimo. Andiamo di qua. Almeno sappiamo dove è il boss. Bombe non ne ho più.
Vediamo se troviamo la stanza segreta. Sì, è stanza segreta, certo. Lì c'è una tinta, l'ho vista. Vorrei aprirla perché se ci fosse Small Rock arriveremmo a 7 qualcosa di danno. 7,20, 7,30. Precompilato. No. Attendetemi un attimo solo. Ah, ok, allora. Abbiamo detto. Allora, ho perso anche un po' la concentrazione, quindi è un casino. Speravo di riuscirci a fare entrambe con uno solo, ma evidentemente no. Mi conviene prima andare qua e non fare assolutamente nulla se non questo. Ci portiamo a 90, raddoppiamo le chiavi. Perché dico che agonia? Perché non è quello che volevo. Volevo la foglia. Tutto ce l'ho in una posizione di merda. Le prendere ormai. So che il boss è lì. A questo punto ci facciamo tutto il piano. Intorno al boss era scendata. Magari ci scappa qualche chiave, qualcosa. Non so, un The Emperor. Totalmente a caso. Va bene, questo è quanto. Ci proveremo fortissimo. A questo punto le proviamo tutte le pile, tanto che ci posso. Oh! Attenzione! Tirzap. È vero che non mi può far danno col calcio. Andiamo su. Non siamo ancora gappi, manca ancora un oggetto. Che mi sembra che abbiamo preso la zampa all'inizio. Tipo uno dei primi. Beh, mi ricordo. Quello non conviene un granché.
Beh, trova subito il boss e tanta roba. No, non ho fatto in tempo a premere il bottone. Ma dai, ma no. Ma avete sentito anche il rumore della tastiera? Ho premuto il bottone. Ma nell'animazione del coso non me l'ha fatta fare. Mi ha instachillato 2 volte. Ma dai, ma che cazzata. Cioè, voglio che si senta il rumore, porca troia. Mettete indietro, si sente il rumore della barra spaziatrice che viene premuta per l'invulnerabilità. È la seconda volta che mi ammazza sto boss. Che coglioni, però. Vabbè, sclero a parte. Ci si becca alla prossima, ragazzi. Grazie a tutti per aver visto il video. Spero vi sia piaciuto o vi abbia divertito il fatto che ho sclerato. Ciao a tutti.